Maria, Maria mia! Sono già trascorse 48 lunghissime ore da quando mi lasciasti solo in questa valle di lacrime. Ed io, cara Maria, sinceramente non ce la faccio più. Chi mi preparerà al posto tuo colazione, pranzo e cena, eh? Chi mi laverà al posto tuo calzini e mutande, eh? Ecco, appunto, Maria, vedi, io sono ancora giovanile e pensavo che una donna potrebbe risolvere questi miei problemi logistici di maschietta, no? Naturalmente, Maria, se tu sei contraria, fammelo sapere ed io sarò fedele alla tua volontà. In caso contrario, interpreterò un tuo sì con un silenzio assenso, eh? Grazie, grazie, ex vita della vita mia. Sapevo che avresti capito. Ciao tesoro, a presto. Sei donna dei miei sogni. Ho bisogno di te, ho bisogno delle tue labbra, ho bisogno di abbracciarti, di baciarti. Che schifo! Dove andremo a finire? Benvenuto all'agenzia matrimoniale Te la do, New York, Parigi, Tokyo, Nonantola. Abbiamo donne per tutte le esigenze. Vuole che gliele mostri? Guardi, se Angelina Jolie a me va benissimo, sì. Però le nostre donne sono molto esigenti. Cercano uomini posizionati. Lei ce l'ha una posizione? Io? Due posizioni, Homo erectus e Homo sedutus. Ma mi dica, ce l'ha una bella macchina? Oh sì, guardi, è bellissima, eccola. Dio. Mi dica, bell'uomo, ma nella sua vita quante donne ha avuto? Una trentina. Così tante? No, una di Trento, mia moglie, sì. Maria, caro amore mio, finalmente all'agenzia mi hanno trovato una donna. Ce l'ho in fotografia, te la mostro, eh? Guarda. Perfetta, vero? Prova a dimostrare il contrario.